chi ve lo fa fare. fatto che comunque la passione per uno per i cani fondamentalmente, perché non chiedono niente. E secondo pure per un fatto perché crediamo che un paese che tenga i cani, che tenga gli animali, gli amici dell'uomo, tenga il paese stesso, nel senso che è pure un fatto di decoro urbano, perché io mi metto pure nei panni di chi possa avere una figlia piccola che torna a casa, ad esempio in questo periodo la sera da sola, perché esce con le amiche, è buglionese, ancora si può uscire da sola, e può trovare un cane grande, un branco di cani che forse non gli farà niente, però capisco la paura di questo. Due giovani volontari dell'associazione Zampe nel Cuore, Onlus, che da anni si impegna a favore degli animali, soprattutto randagi, con Nicandro Crolla e Valentina Ferrara. Il problema del randagismo qui a Guglionesi com'è, Valentina? Allora, direi che è un problema grande, nel senso chi conosce la situazione dei cani randagi a Guglionesi sa, attualmente abbiamo circa una trentina di cani sparsi sul territorio e quattro li abbiamo in un rifugio di fortuna che una volontaria ci ha donato e altri sono appunto sparsi sul territorio di Guglionesi. Quello che avremmo chiesto al comune era proprio uno spazio, magari per mantenere tutti questi animali. Quanto importante sarebbe avere un rifugio per animali a Guglionesi? Tantissimo, perché come ho detto prima, di cani ce ne sono tanti e se non si conosce il problema e non si vede, non si tocca con mano la situazione, è impossibile rendersi conto. Gestire una 25-30 cani abbondanti e alla fine diventa pesante, soprattutto se sono malati e hanno bisogno di cure. Ci sono delle cure regolari che vanno somministrate a determinati orari e non trovando spesso i cani nel posto in cui si trovano di solito diventa problematico, il cane continua ad ammalarsi. E maggiori sono le spese anche da parte dei volontari che devono affrontare appunto per Certo. curare questi animali. Abbiamo infatti alcuni cani, tra cui abbiamo per esempio Flo, che ha la leishmaniosi, la stiamo curando, e sono tutte spese che noi ci autofinanziamo, cioè sono autofinanziate, quindi solo da una raccolta interna, e se può arrivare qualcosa dall'esterno, da qualche privato che ci può donare o 5 per 1000 o tramite il nostro conto IBAN dei soldi, riusciamo, altrimenti ce la dobbiamo vedere tra noi volontari. Adesso attualmente, già attualmente curiamo dei branchi di cani portandoli del cibo, medicine e acqua, in maniera tale cosa succede? Che noi curandoli dove sono loro, nei loro rifugi, non salgono sul paese, non salendo nel paese, cosa succede? Non avrai i cani in giro, non avrai paura per tua figlia, non avrai paura per il tuo piccolo, se hai un cane logicamente d'appartamento che può essere attaccato, e quindi questi sono, perché questi alla fine cosa chiedono? Cibo, acqua ed essere un pochino curati dalle persone, quindi riusciamo ad evitare altri problemi che possono sorgere con la risalita dei cani. Quanti sono i soci dell'associazione Zampe nel Cuore? Allora, siamo una quarantina, e poi ovviamente c'è la divisione, diciamo, tra i tesserati che contribuiscono mensilmente a una quota per mandare avanti l'associazione e i soci effettivamente operativi che si occupano appunto di dare da mangiare agli animali, e quelli del rifugio e quant'altro. Quindi siamo un po', diciamo. E quando è nata l'associazione? Allora, ufficialmente è nata nel 2017 e tutti i cani che abbiamo avuto, diciamo, dall'inizio sono passati per casa della nostra presidentessa che li ha ospitati appunto nel giardino di casa sua e ha ospitato circa 200 cani, non sono uno scherzo. E niente, quindi adesso andiamo avanti con la tutela e con l'amore che abbiamo per questi animali, che spesso vengono appunto abbandonati e non dovrebbe essere così. Abbiamo anche un altro problema, l'abbandono, perché per esempio i nostri quattro cani sono stati sicuramente abbandonati.
perché tu li vedi da come si relazionano con l'uomo, è impossibile che questi cani siano cresciuti in maniera selvatica. Abbandonati da qualcuno che è arrivato qui di L'hanno passaggio e li pure ha visto, scaricati. sì, probabilmente sì, abbiamo pure uno di questi cani l'abbiamo ritrovato, però lui dice che non è vero, perché la gente pensa che il cane sia un optional, però il cane non è un optional, è una cosa senziente che ci vuole del tempo. Molti cani, soprattutto perché qua abbiamo l'autostrada. Sì. E quindi adesso, d'estate, abbiamo, cioè noi come associazione abbiamo sicuramente il timore che ci sia un aumento dei cani randagi in giro. Quindi tra le varie paure che abbiamo è la risalita di questi cani che si possono anche scontrare con altri brani, fondamentalmente. Quindi c'è un problema che può crescere. Speriamo di no, speriamo che c'è sensibilità, la gente non abbandona i cani, perché fin quando è un cane in cattività è una cosa, ma quando tu lasci un cane abituato in appartamento, l'abbandoni, è logico che inizi a fare branco perché si vanno a difendere tra di loro. E quindi questa è un'altra preoccupazione che noi abbiamo. Voi avete fatto una petizione? Abbiamo raccolto circa 600 firme. Da presentare al comune, Sì, giusto? abbiamo già presentato tutto al comune, è stato già tutto protocollato. E appunto per far capire che non siamo soli, nel senso c'è la volontà anche di quasi 600 abitanti di Guglionesi che richiede un rifugio per questi animali, sia per la propria tutela, la propria sicurezza, come ha detto giustamente Nico prima, sia per una sicurezza appunto del cane, per darle cure, dargli da mangiare, appunto vorremmo chiedere al comune questo. Che risposta c'è stata finora? Se c'è stata una risposta? Allora, per 2 anni siamo stati ignorati completamente. Da quando abbiamo presentato un progetto per costruire un rifugio, siamo stati completamente ignorati, però la risposta è arrivata nel momento in cui abbiamo protocollato queste firme da parte della dottoressa Colarelli, che vorrei ringraziare anche pubblicamente perché ci ha ispirato molta fiducia e sembra essersi presa veramente a cuore il problema. E quindi semplicemente solo da lei in realtà. E speriamo appunto si possa lavorare insieme per costruire qualcosa per il paese. Insomma, è una strada però fattibile quella di Si spera creare. sia fattibile. Non... E dobbiamo solo lavorarci un po' e venirci un po' incontro, cosa che non credo sia difficile. Essendo pure un'associazione Onlus, come hai detto tu, è fatta di volontari, di solito ci ritagliamo degli spazi del nostro tempo per prenderci cura di questi animali. E se posso, vorrei anche dire che si tratta di un'associazione, in quanto volontariato, che non ha né colore né partito politico. Dai volontari, dagli associati, qualsiasi fondo, non percepiamo nessun aiuto né statale, parastatale, viene tutto da quello che Neanche posso, comunale. neanche comunale, viene tutto viene dato dagli associati che vengono chiamati a fare una volta al mese una piccola colletta. Speriamo di riuscire a fare qualche evento per far conoscere anche questi cani che abbiamo al rifugio, per farli diventare un po' dei cani del paese, nel senso non avere paura del cane, di conoscere il cane, perché alla fine sono animali che non chiedono, non attaccano nessuno, chiedono anzi più a volte più che del cibo e dell'acqua, a volte chiedono di stare lì e chiedono solo delle carezze, di dargli un po' di Di affetto. attenzione. Riuscite poi a far adottare qualcuno di questi animali? Sì, ci siamo riusciti ed è anche una gioia anche vedere il dopo del cane, appunto, di come si può relazionare nella famiglia, di come si trova, di come viene tenuto. È una gioia immensa proprio perché lo vediamo che magari sta in una situazione di degrado, molti vengono recuperati in quelle situazioni, in quelle condizioni. E, molti di quelli che abbiamo trovato erano deperiti, erano carne e ossa. Cioè pelle e ossa, e altri addirittura mancavano, non avevano proprio più il pelo e erano in una situazione veramente disastrosa. Però rivederli, magari dare loro una seconda possibilità, è questo quello che ci preme di più. E vederli in una famiglia magari è ancora più bello. Ti cambia la La vita. vita, sì, perché gli devi dare più di quello che riceve molto spesso, e comunque ti dà felicità, perché non,
quei momenti, anche se sembra una cosa, vorrei fare un esempio, sento con il mio cane, con Mila. Io durante il periodo del lockdown è stata Mila che mi ha portato fuori, in un periodo difficile per tutti, è stato sempre grazie a Mila, ho avuto la possibilità di uscire, di vedere, di prendermi comunque delle boccate, quei momenti d'aria che mi hanno aiutato a superare quel periodo, che non era per niente facile. Oggi siete reduci da una colletta alimentare in favore dei cani. Sì. In genere com'è la risposta delle persone a queste iniziative? Allora, fortunatamente molto positiva. E abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti che veramente ci hanno toccato il cuore. Però anche molte critiche, nel senso ci si aspetta magari una considerazione diversa rispetto ai problemi che si possono riscontrare magari all'interno dei comuni, che sono forse più grandi di quelli dei cani, ma per noi no, perché come abbiamo detto prima ci sono una serie di problematiche che possono portare appunto il randagismo, e se sono evitate magari è meglio. Quindi diciamo che abbiamo accettato entrambe le cose. Poi si dice sempre che il grado di civiltà di un popolo dipende anche da come tratta gli animali, esatto. E noi insomma ci adattiamo. Ce la state mettendo tutta. Sì, sì, assolutamente. Essere molto civili e mostrare la nostra cultura anche che c'è in questo paese, che merita sicuramente tanto, perché comunque Puglionesi è un paese che può veramente essere un fiore all'occhiello, visto che c'è gente che conosciamo che ci ha deciso di trasferirsi, sì, di tornare qua dopo anni e anni, oppure gente dall'estero che ha deciso di vivere qua, come già avete intervistato i ragazzi inglesi, quindi vuol dire che del buono c'è, questo buono si può sviluppare in varie cose, tra i cani e tutto, quindi crediamo molto che in questo paese si possa fare molto. Siamo fiduciosi. Molto, se no non saremo qua.